Finalmente oggi c'è la soluzione che mette fine ai tuoi problemi. Si chiama Acti Posture Magnetic Plus, il corsetto posturale che elimina i dolori alla schiena, alle spalle, al collo e alle gambe. E al tempo stesso ti dà il perfetto sostegno per garantirti una postura e un allineamento vertebrale corretto. È estremamente comodo, facile da indossare e privo di effetti collaterali. E finalmente potrai ritrovare la vita che da sempre ti meriti e ritornare a fare quello che hai sempre desiderato, senza più fastidi e dolori. Ma come è fatto e come funziona Active Posture Magnetic Plus? Grazie alla sua conformazione appositamente studiata e al suo materiale innovativo in cotone traspirante, riesce a sostenere e a raddrizzare la colonna vertebrale, dalla zona cervicale alla lombare, pur essendo veramente comodo e non ingombrante. E i 12 magneti collocati in punti strategici generano un effetto analgesico ed antinfiammatorio, noto come magnetoterapia, che cura i dolori muscolari, lombari, cervicali, osteoporosi, artriti, sciatalgie e reumatismi. Se vuoi dire definitivamente addio ai dolori, se vuoi correggere la tua postura per sempre, chiama il numero che vedi e approfitta subito dell'offerta 2x1 a questo incredibile prezzo. Riceverai ben 2 Active Posture Magnetic Plus al prezzo di 1. Così ne avrai sempre uno di ricambio. Uno lo indossi di giorno e uno la notte. Uno a casa e uno al lavoro. Oppure uno per te e uno per chi vuoi. Ma aspetta! Chiama adesso e riceverai in omaggio anche 2 fasce autoriscaldanti che rilasciano calore terapeutico e usate in combinazione con Active Posture Magnetic Plus ti aiuteranno ad eliminare mal di schiena, al collo, alle spalle, alle gambe, dolori muscolari e articolari, giunture doloranti, artriti e sciatiche. E ricorda, provalo e se non sarai soddisfatto sarai totalmente rimborsato. Abbiamo invitato il dottor Luigi Senesi. Grazie per essere qui con noi. Può spiegarci perché è così importante indossare Active Posture Magnetic Plus? A causa di molteplici fattori, quali una vita sedentaria, un peso corporeo eccessivo, stare davanti al computer per lungo tempo, in macchina, davanti alla TV, la nostra postura è costantemente scorretta. Problema che insorge fin dalla più tenera età, infatti. Più dell'80% dei giovani già soffre di mal di schiena e altri disturbi posturali, anche a causa dell'elevato utilizzo del cellulare. Quali possono essere le conseguenze? L'insorgere di gravi dolori alla zona cervicale, che spesso dal collo si irradiano verso le spalle e le braccia. Discopatie, sciatica, ossia lo schiacciamento dei dischi intervertebrali. La discopatia lombare o lombalgia è spesso molto dolorosa e può causare anche problemi di circolazione degli arti inferiori e superiori. Ecco perché è fondamentale prevenire l'insorgenza di queste gravi complicazioni e curarle se sono già presenti. Quindi Active Posture Magnetic Plus è il prodotto giusto? È sicuramente efficace perché ha una duplice funzione, anzi direi triplice. Mantiene la postura corretta allineando la colonna vertebrale e con l'utilizzo della magnetoterapia che viene diffusa dai magneti che ha all'interno, cura le patologie e allevia i dolori che abbiamo quasi tutti. Allora anch'io che stavolta ho fatto la scelta giusta. Ah, anche lei lo usa? Certamente. Ma sentiamo cosa dicono i nostri amici che utilizzano da tempo Active Posture Magnetic Plus. Non sono mai stato un grande sportivo. A causa del mio peso elevato, qualche anno fa ho iniziato a soffrire di dolori alla schiena che sono aumentati sempre di più. Mi sono state prescritte diverse soluzioni che però non facevano effetto e mi hanno provocato altri problemi. Però da quando ho scoperto Active Posture Magnetic Plus, la mia vita è cambiata. Non solo mi dà un vero sollievo, ma dandomi più sostegno, la mia schiena non mi fa più male. Come tutti gli anziani, con l'avanzare dell'età, la mia schiena si incurva sempre di più. Prima facevo fatica anche solo a portare le borse della spesa. Ora Active Posture Magnetic Plus mi è di grande aiuto. Posso finalmente uscire con le mie amiche, farmi delle belle passeggiate che mi fanno tanto bene. E non sento più il male alla schiena e alle gambe. Da quando ha smesso di fare danza, vedevo mia figlia che cominciava ad ingobbirsi. Per fortuna che abbiamo scoperto Active Posture Magnetic Plus. All'inizio pensavo che non volesse portarlo, ma invece è molto felice di indossarlo. Perché mantenendole la schiena dritta, la rende più alta e più snella ed è praticamente invisibile. E funziona così bene che lo uso anch'io.
L'Active Posture Magnetic Plus è estremamente utile per i miei clienti perché riesce a coadiuvare e a dare continuità agli effetti dei miei trattamenti, mantenendo un costante sollievo senza dover ricorrere all'utilizzo di altre fasce o busti che stringono e non sono così efficaci. Se vuoi dire definitivamente addio ai dolori, se vuoi correggere la tua postura per sempre, chiama il numero che vedi e approfitta subito dell'offerta 2x1 a questo incredibile prezzo. Riceverai ben due Active Posture Magnetic Plus al prezzo di uno. Così ne avrai sempre uno di ricambio. Uno lo indossi di giorno e uno la notte, uno a casa e uno al lavoro. Oppure uno per te e uno per chi vuoi. Ma aspetta! Chiama adesso e riceverai in omaggio anche due fasce autoriscaldanti che rilasciano calore terapeutico e usate in combinazione con Active Posture Magnetic Plus ti aiuteranno ad eliminare mal di schiena, al collo, alle spalle, alle gambe, dolori muscolari e articolari, giunture doloranti, artriti e sciatiche. E ricorda, provalo e se non sarai soddisfatto sarai totalmente rimborsato. Soffri di mal di schiena? Al collo, alle spalle, alle gambe? Milioni di persone ne soffrono. Oggi abbiamo un ospite che usa Active Posture Magnetic Plus. Grazie Giulia per essere venuta a trovarci. Grazie a voi. Puoi parlarci della tua esperienza, per favore? Sì, purtroppo dopo una brutta caduta in casa ho iniziato ad avere dei forti dolori sia al collo che alle spalle. Avevo sempre bisogno dell'aiuto di qualcuno, anche semplicemente solo per infilarmi le calze. E come ti ha aiutato Active Posture Magnetic Plus? Oh, formidabile, veramente. Innanzitutto i dolori sono scomparsi e stando più dritta riesco a muovermi meglio e a fare tutte le mie faccende, come lavare, stirare, fare la spesa, senza nessuna fatica. Ah, mi ha ridato indietro la mia vita. Rispetto a tutti i busti normalmente prescritti, che a causa della loro scomodità non si riescono ad indossare più di qualche ora, Active Posture Magnetic Plus è veramente comodo e non invasivo, pur dandoti il necessario sostegno. Lo indossi tutto il giorno anche sotto i vestiti. Grazie alla sua speciale conformazione, alla sua fascia alta del girovita, alle spalline imbottite e alla semplice regolazione, lo indossi tutto il giorno e anche la notte e non ti ricordi di averlo. E non solo, è semplicissimo da indossare e da regolare. Molto pratico, lo puoi lavare anche in lavatrice. Le visite nei centri specializzati per il dolore o i dottori possono costare centinaia di euro. Medicine e prescrizioni mediche possono essere molto costose. Creare dipendenze, avere gravi effetti collaterali. Quanto pagheresti per eliminare i tuoi dolori? Se vuoi dire definitivamente addio ai dolori, se vuoi correggere la tua postura per sempre, chiama il numero che vedi e approfitta subito dell'offerta 2x1 a questo incredibile prezzo. Riceverai ben due Active Posture Magnetic Plus al prezzo di uno. Così ne avrai sempre uno di ricambio. Uno lo indossi di giorno e uno la notte. Uno a casa e uno al lavoro. Oppure uno per te e uno per chi vuoi. Ma aspetta, chiama adesso e riceverai in omaggio anche due fasce autoriscaldanti che rilasciano calore terapeutico e usate in combinazione con Active Posture Magnetic Plus ti aiuteranno ad eliminare mal di schiena, al collo, alle spalle, alle gambe, dolori muscolari e articolari, giunture doloranti, artriti e sciatiche. E ricorda, provalo e se non sarai soddisfatto sarai totalmente rimborsato. Abbiamo invitato il dottor Luigi Senesi. Grazie per essere qui con noi. Può spiegarci perché è così importante indossare Active Posture Magnetic Plus? A causa di molteplici fattori, quali una vita sedentaria, un peso corporeo eccessivo, stare davanti al computer per lungo tempo, in macchina, davanti alla TV, la nostra postura è costantemente scorretta. Problema che insorge fin dalla più tenera età, infatti. Più dell'80% dei giovani già soffre di mal di schiena e altri disturbi posturali, anche a causa dell'elevato utilizzo del cellulare. Quali possono essere le conseguenze? L'insorgere di gravi dolori alla zona cervicale, che spesso dal collo si irradiano verso le spalle e le braccia. Discopatie, sciatica, ossia lo schiacciamento dei dischi intervertebrali. La discopatia lombare o lombalgia è spesso molto dolorosa e può causare anche problemi di circolazione degli arti inferiori e superiori. Ecco perché è fondamentale prevenire l'insorgenza di queste gravi complicazioni e curarle se sono già presenti.
Quindi Active Posture Magnetic Plus è il prodotto giusto. È sicuramente efficace perché ha una duplice funzione, anzi direi triplice. Mantiene la postura corretta allineando la colonna vertebrale e con l'utilizzo della magnetoterapia che viene diffusa dai magneti che ha all'interno, cura le patologie e allevia i dolori che abbiamo quasi tutti. Allora anch'io questa volta ho fatto la scelta giusta. Ah, anche lei lo usa? Certamente. Ma sentiamo cosa dicono i nostri amici che utilizzano da tempo Active Posture Magnetic Plus. Non sono mai stato un grande sportivo. A causa del mio peso elevato, qualche anno fa ho iniziato a soffrire di dolori alla schiena che sono aumentati sempre di più. Mi sono state prescritte diverse soluzioni che però non facevano effetto e mi hanno provocato altri problemi. Però da quando ho scoperto Active Posture Magnetic Plus, la mia vita è cambiata. Non solo mi dà un vero sollievo, ma dandomi più sostegno, la mia schiena non mi fa più male. Come tutti gli anziani, con l'avanzare dell'età la mia schiena si incurva sempre di più. Prima facevo fatica anche solo a portare le borse della spesa. Ora Active Posture Magnetic Plus mi è di grande aiuto. Posso finalmente uscire con le mie amiche, farmi delle belle passeggiate che mi fanno tanto bene. E non sento più il male alla schiena e alle gambe. Da quando ha smesso di fare danza, vedevo mia figlia che cominciava ad ingobbirsi. Per fortuna che abbiamo scoperto Active Posture Magnetic Plus. All'inizio pensavo che non volesse portarlo, ma invece è molto felice di indossarlo. Perché mantenendole la schiena dritta, la rende più alta e più snella ed è praticamente invisibile. E funziona così bene che lo uso anch'io. L'Active Posture Magnetic Plus è estremamente utile per i miei clienti perché riesce a coadiuvare e a dare continuità agli effetti dei miei trattamenti, mantenendo un costante sollievo senza dover ricorrere all'utilizzo di altre fasce o busti che stringono e non sono così efficaci. Grazie alla sua conformazione appositamente studiata e al suo materiale innovativo in cotone traspirante, riesce a sostenere e a raddrizzare la colonna vertebrale, dalla zona cervicale alla lombare, pur essendo veramente comodo e non ingombrante. E i 12 magneti collocati in punti strategici generano un effetto analgesico ed antinfiammatorio, noto come magnetoterapia. Se vuoi dire definitivamente addio ai dolori, se vuoi correggere la tua postura per sempre, chiama il numero che vedi e approfitta subito dell'offerta 2x1 a questo incredibile prezzo. Riceverai ben 2 Active Posture Magnetic Plus al prezzo di 1. Così ne avrai sempre uno di ricambio. Uno lo indossi di giorno e uno la notte, uno a casa e uno al lavoro. Oppure uno per te e uno per chi vuoi. Ma aspetta, chiama adesso e riceverai in omaggio anche 2 fasce autoriscaldanti che rilasciano calore terapeutico e usate in combinazione con Active Posture Magnetic Plus ti aiuteranno ad eliminare mal di schiena al... A partire da 17.200 euro per la nuova Honda Civic, grazie alla supervalutazione permuta o rottamazione, che arriva addirittura fino a 6.500 euro, quindi vi facciamo risparmiare davvero tanti soldini dal prezzo di listino. È possibile anche acquistarla con finanziamento con una rata davvero piccola, pensate, solo 227 euro al mese. Non pagate nulla di anticipo, quindi zero anticipo, zero maxi rata finale, pagate solo 227 euro al mese e portate a casa la vettura. Dalla grande esperienza di Alubel nasce Alubel Point, primo centro specializzato in soluzioni per tetti e pareti, consulenza e vendita di prodotti innovativi per copertura, rivestimento e risparmio energetico, punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per gli amanti del fai da te. A Cornaredo, Alubel Point, tutto su tetti e pareti. Cooper Job S.p.A. è un'agenzia per il lavoro generalista e disintermediazione con una piattaforma a domanda offerta per aziende e lavoratori totalmente gratuita. È web TV autogestita, autoprodotta dai lavoratori e aziende. È la prima public company aperta a tutti senza costi di transazione. Per informazioni www.cooperjob.eu. Eccoci qua, buon pomeriggio, bentrovati nel nostro spazio Amarcord Viva Top Planet. Subito un'immagine che è questa, beh, si parla
Anche lui, adesso opinionista, consentitemi, non molto efficace come quanto era in campo, ma insomma, quello che conta è quello che rappresenta. Uno dei più grandi registi, come definirlo? Perché ha giocato in vari ruoli, davanti alla difesa, centrocampo, regista, insomma. Daniel Pisani, Marco Sanfelici, il pallone. Buongiorno a tutti, dopo pranzo, eccoci qui. Del 2006. Ovviamente, la dedica a Pirlo, chiaramente scontata, il pallone con cui si è laureato campione del mondo, ha vinto tanti trofei, questo è sicuramente il più importante. Voi vi chiederete dove li trovate tanti palloni, li porta Daniel? Perché ne ha una collezione importante. Abbastanza numerosa, diciamo così. Grazie come sempre a Luigi che ci manda una importante galleria di foto, l'ultimo capolavoro del maestro, la sua ultima partita questa, no, non ricordo bene, quando si è ritirato a vedere perché la mia mente, perché poi è andato altrove negli Stati negli Uniti, States. Esattamente, nel 2016, tu ricordi quando ha finito Daniel? Beh, io mi ricordo quando mi ricordo, ho fatto un cerchio tra il suo primo gol al Catania, la prima stagione di Antonio Conte, il suo ultimo gol con Allegri su punizione a Torino, ma nello stadio del Toro. Un cerchio che in teoria si chiude a livello di gol, ma che rimane sempre aperto perché Pirlo è uno di quei giocatori che ti fa respirare la vita, quindi di conseguenza si chiude, ma rimane costantemente aperto per noi tifosi. Marco, che dire, guardatelo qua. Alza una delle tante coppe di Andrea Pirlo, visione di gioco, insomma, ce ne sono sprecate di parole, però noi così vogliamo riparlarne perché è stato quattro volte fra i tre migliori registi dell'anno, fra il 2006 e il 2015, insomma. Andrea Pirlo, rinato alla Juventus, no? Dopo io ricordo... che tutti lo davano per, non dico spacciato, ma finito. Posso raccontare un aneddoto, come diceva Frassica anni fa, c'è un aneddoto. Passeggiamo io e mia moglie in centro, in via Roma, andiamo praticamente a fare un happy hour al locale One Apple, di fianco ai Principi di Piemonte, usciamo fuori e vediamo che ci sono i giocatori della Juve, perché in quel momento lì, ed era l'estate del 2011, praticamente il ritiro veniva fatto proprio al Principe di Piemonte. Vediamo dei giocatori, vediamo Krasic, vediamo altri giocatori, ci avviamo e combinazione ci sono sull'angolo tre giocatori che parlano fra di loro, uno è Matri, l'altro è Giaccherini e l'altro è Andrea Pirlo. Allora ci arriviamo, giustamente mia moglie gli dice scusate ma possiamo avere un autografo, e allora incominciano tutti, il primo a darci, dice, ah, prego, no, proprio lui, proprio lui, e tra l'altro era ancora senza barba e quindi appena arrivato dal Milan. Io lo guardo, lui mi guarda, ci sorridiamo uno con l'altro. Gli dico, io vorrei chiedere tante cose, però insomma, ma cosa c'è venuto a fare a Torino? Lui si è messo a ridere e ha detto, beh, insomma, io continuo la mia carriera, mi raccomando, ancora meglio che nel Milan, ce la metterò tutta. Direi che è stato di parola. È stato, ecco, gentile, quindi è stata una cosa simpatica. Giaccherini era più basso di me, che è già tanto nella vita trovare un giocatore più basso di me. Matri in un armadio. E praticamente anche Giaccherini era lì un pochettino spaesato, perché arrivava da realtà, situazione ben diversa di Pirlo. No, la definizione che le diedero, qui ci hanno fatto un po' stretta, però la vediamo lo stesso, due fuori classe, qui con Roberto Baggio, e che molti sbagliano nel valutare i campioni, nel valutare i calciatori e il calcio in generale, perché Pirlo arrivò da noi, come dire, ormai alla fine a parametro zero. Due volte, no? Due sbagli, il primo ovviamente è quello dell'Inter, direi piuttosto eclatante, quando l'Inter lo scaricò praticamente ai cugini rossoneri e fece fare al Milan, potremmo dire, l'affare del secolo, perché sappiamo quanti trofei il Milan ha vinto anche grazie a Pirlo. Il secondo errore fu proprio quello dello stesso Milan, che forse, non so se per una decisione tecnica, qui sicuramente Marco è più illuminante di me, di Massimiliano Allegri, scelse Van Bommel,
da far giocare a centrocampo e decise che ormai il tempo di Pirlo in divisa rossonera fosse finito, dimostrando secondo me anche un briciolo di ingratitudine visto quello che aveva fatto il maestro. Poi ricordava giustamente Marco un Pirlo sbarbato il primo anno, poi probabilmente gli sarà cresciuta la barba perché in seno alla Juventus è sempre più diventato un profeta di calcio e di vita, quindi di conseguenza anche questo look tutto sommato in divisa bianconera direi che rimarrà nella storia, proprio come il Pirlo in maglia juventina. D'altra parte questa maniera di vederlo ormai ce l'abbiamo negli occhi, no? Questa barba così, questa chioma di questo genere. E beh, se ad un certo punto gli diamo in mano uno spartito, un pianoforte, è Giuseppe Verdi sputato, no? per cui effettivamente pensiero, non, è solo un non è solo un maestro di calcio, ma proprio un maestro di musica, un maestro di poesia, un maestro di tutto. E in questo senso assolutamente sono d'accordo con Daniel. Tecnicamente, tatticamente, no, più che l'aspetto tecnico prima di tutto. Io non sono molto dell'avviso di pensare che Massimiliano Allegri si sia macchiato di questa orripilante decisione milanista. Ho tanto l'impressione, siccome il Milan tutto sommato ha sempre comandato il presidente, in assenza del presidente ha sempre comandato l'amministratore delegato. Perché oggi si dice press, non si dice più presidente, si abbeva, sì. Press. Press, vabbè, allora no, poi dopo il press anche l'AMN ha comandato, per cui ad un certo punto il discorso di Van Bommel, ma questo lo dico perché... Perché quando il Milan comprò Van Bommel, mi ricordo che nel parcheggi sotterranei, nel parcheggio sotterraneo di Linate, l'AMN del Milan disse scherzavo, che... Io scherzavo. No, ma sì, ma si può stare, no? L'AD del Milan disse che era stato il più grande acquisto degli ultimi 20 anni del calcio italiano all'estero. Ora, naturalmente quella solita classica prosopopea milanese, no? per cui comprare Van Bommel, che vuol dire aver comprato praticamente il bidone del non compostabile rispetto a quello, va bene, era stato un grande acquisto. Poi se oggi hanno 150 milioni di debiti anche per quello. Comunque sia, sta di fatto che far posto a quel signore lì che arrivava non si capisce bene, per giustificare tra l'altro la spesa, perché se avevi fatto una spesa, avevi fatto un investimento, l'avevi fatto oculatamente, va bene, ha fatto sì che Pirlo dovesse essere messo da parte. E secondo me nell'ultimo anno di Allegri al Milan, penultimo perché poi ce ne fu ancora uno, penso che Massimiliano Allegri abbia dovuto subire tante di quelle, non dico umiliazioni, ma sicuramente abbia dovuto abbassare la testa molte volte, fino al punto che è stato, nel momento in cui ha avuto un momento di dire no, adesso basta, gli hanno detto guarda la porta è quella lì. Questo è quanto, il Milan è così. Per cui Pirlo tutto sommato è stato messo sul mercato senza neanche tanta... voglia di quantificare e di monetizzare. È arrivato da noi a parametro zero e da noi ha fatto una serie di anni, uno più bello dell'altro, facendo vedere che non basta avere dei soldi, non basta saperli, cioè spenderli, bisogna saperli spendere al momento giusto e opportuno, bisogna saper conoscere il calcio, saperne di calcio, capire che cosa si vuole fare e dove si vuole andare. Evidentemente la Juventus in quel momento voleva fare un salto di qualità, voleva passare dal settimo posto, probabilmente al quarto, al terzo, nessuno in quel momento pensava di vincere lo scudetto, di vincerne 8 di fila, questo è fuori di dubbio. 8 di fila no, forse lo scudetto quello ci pensava Antonio Conte. Sì, ok, però comunque Antonio Conte aveva ricevuto un input ben preciso, dobbiamo qualificarci per la Champions League. Ecco, questo era l'obiettivo della società e l'obiettivo anche lui. Poi è chiaro che sai, sì, c'è un proverbio che dice che l'appetito viene mangiando, no? E quindi quando poi ti trovi là a battagliare per il primo posto ci provi fino in fondo. Marco, Daniel, noi sappiamo, ma lo dico per cronaca, che c'è questo Biagio da Salorno, ma non è l'unico, che comunque Allegri è inviso a molti, no? Tu hai detto prima, Marco, che anche al Milan ha dovuto più volte
adeguarsi a determinate situazioni. Biagio dice, volevo dire che non tutti davano per finito al Milan Andrea Pirlo, bensì il grande maestro di Livorno che per il momento si trova a pescare con la Speranza, che la peschi dura molto a lungo. Tu hai appena preso le difese di Massimiliano Allegri. Ma no, non ho preso le difese, ma insomma... Ma no, ma vorrei spiegarmi una volta per tutte. Io non voglio prendere difese di nessuno, dico le cose come sono. Se un allenatore al Milan subisce, cioè quando Carlo Ancelotti ha dovuto fare la stessa fine, perché comunque Ancelotti Berlusconi gli ha detto no, io con una punta sola non ci sto, io ne voglio vedere due perché il Milan deve averne due. Cioè, non c'era mica Allegri in quel momento, c'era Carlo Ancelotti. È andata a finire alla stessa maniera. Quindi io al signor Biagio e a tutti quelli come lui sì, voglio dire una volta per tutte, chiaro e tondo, che a me piace dire le cose come sono avvenute. Va bene? Io non devo difendere nessuno, men che meno Massimiliano Allegri, che sa perfettamente da solo come fare a difendersi. Quindi si tratta di dire le come sono. Allegri a Torino cose di questo genere non le ha mai, ma dico mai, provate. Ha sempre avuto la sua autonomia di decisione, come Antonio Conte prima e come altri allenatori prima di loro, e questo va detto indipendentemente dal fatto che uno si chiami Pinco o si chiami Pallino. Tra l'altro, Massimo, tra leggende metropolitane e vita vissuta, leggenda metropolitana che voleva Pirlo già lontano dalla Juve quando si dimise proprio Antonio Conte e subentrò Massimiliano Allegri, vita vissuta, Andrea Pirlo giocò un anno fantastico con Allegri, il quale addirittura non si fidava di lui, ovviamente sono sarcastico, al punto che lo fece giocare in quella dannata finale di Berlino 6 giugno del 2015, nonostante Pirlo non fosse nelle massime condizioni, tanto è vero che se proprio potessi avere un rimpianto è quel tiro che finì sul piede di Tevez sul punteggio di 1-1 e che Tevez sparò nella curva dell'Olimpico Stadio di Berlino e che io tanto avrei voluto che finisse sui piedi di Mozart. Finiamo questo primo blocco, poi mi ha mandato una mail Sid a cui devo chiedere una cosa, perché mi è venuta in mente un'idea che potrebbe funzionare anche per una Marcord. La leggiamo dopo e ci vediamo tra poco. Gira, Rotowash propone una completa gamma di lavapavimenti garantendo una soluzione alle esigenze di tutti i settori, dall'ambiente domestico a quello sportivo, nonché l'uso nel settore della ristorazione. Chi sceglie Rotowash oggi può contare anche su una versione a batteria che, oltre a garantire tutte le caratteristiche e la qualità dei prodotti Rotowash, facilita la manovrabilità e l'uso anche in luoghi privi di rete elettrica. Chiedi una prova pratica gratuita a domicilio. Contattaci. Rotowash ti aspetta. Shh. It's oh so still. Shh. Shh. And so peaceful until you. Nuova Renault Clio, enjoy the moment. Tua da 199 euro al mese, anticipo zero. Nuovo design, nuova tecnologia, 100% nuova. Vieni a provarla. Carissimi amici, benvenuti all'appuntamento con Autofrancia. Vi ricordo l'indirizzo, Corso Francia 341 a Torino. Qui troverete tutta la gamma Fiat, Alfa, Lancia e Jeep in pronta consegna. Questo mese gli sconti sono davvero pazzeschi, pensate fino a 7.000 euro di sconto sulle autovetture nuove. Se cercate invece delle alternative alle autovetture nuove, Autofrancia ha messo a vostra disposizione oltre 400 autovetture d'occasione, aziendali e chilometri zero, con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Anche sulle autovetture d'occasione aziendale chilometro zero, Autofrancia vi fa lo sconto rottamazione fino a 3.000 euro per la vostra vecchia auto da rottamare. E c'è un'offerta questo mese veramente da non perdere, perché Autofrancia ha messo a vostra disposizione 5 Fiat tipo 5 porte, 1.400, 16 valvole, 95 cavalli, la versione lounge, quindi parliamo della versione più accessoriata in assoluto della Fiat tipo. Avete il climatizzatore automatico, cerchi in lega da 17, il bracciolo, avete veramente tutto. Nuova chilometro zero, non state sognando, solo 13.900 euro, ma solo 5 a vostra disposizione. Quindi non mi resta che darvi l'appuntamento qui da noi, vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino. Vi ricordo che siamo aperti 7 giorni su 7, anche il sabato e la domenica. Consultate il nostro sito www.autofrancia.it e veniteci a trovare qui da noi in Corso Francia 341. Vi aspettiamo!
Eccoci tornati. Sta parlando di Andrea Pirlo, responsabilità a parte, insomma, grande campione. E allora c'è qualcuno, non soltanto il genio di Livorno, perché il genio di Livorno sedeva su quella panchina, ma anche molti altri avevano quest'idea, come ce l'hanno di molti, e naturalmente si sbaglia spesso e anche, mi viene l'idea, volentieri, perché alla fine nessuno nasce, come si dice, imparato. Bisognerebbe avere ogni tanto imparare a parlare di meno, ad ascoltare di più e soprattutto a dar meno facilmente giudizi. Ma non mi riferisco agli sms. Caro Sid, ciao Massimo, buongiorno ai tuoi bravissimi ospiti. Sono contento che torna al campionato perché, come diceva nel lontano 64 la tua bravissima concittadina, che è questa, Rita Pavone, perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita di pallone. Ma è chiaro, perché il calcio alla Juventus ti resta tutta la vita o no? Che ne pensi tu, San Felice, e l'altro bravissimo ospite, Daniel Pidani, che se fosse vissuto nel 67 avrebbe dato del filo da torcere al grande Syd Barrett come vestiti ed eleganti. Avresti dovuto Grazie. Calarti un po' di roba Grazie, in più. Grazie, mi fai diventare rosso un po' anche in volto. Visionario. No, volevo dire a Syd, sappiamo tutti che, ci sono le classifiche che riguardano i più grandi chitarristi del mondo. Io chiedo, è una sfida, hai tutto il tempo che vuoi, Syd, no? Associami i migliori chitarristi all'11 della Juventus. Hai tempo, magari ci vediamo la prossima settimana. Che ne so, Jimi Hendrix, questo è facile, lo associamo a CR7. Però ce ne sono tantissimi, Brian May, anche meno con lo Pete Oswald e via dicendo. Se ce la fai, una classifica associando, non una classifica, un accostamento ai grandi campioni della Juve e ai grandi chitarristi. Se ce la fai mi mandi una mail e poi lo facciamo e come dire, rendiamo pubblico, vediamo naturalmente se c'è qualche appassionato di musica che apprezza questo tipo di accostamento. Il maestro Pjanic può somigliare come visione di gioco al maestro Pirlo? Alex da Milano. Dai. Ma guarda, allora io credo che alcuni giocatori siano unici e che sia anche in un certo senso difficile andare a cercare i bellissimi fantasmi del passato. Allora a questo punto mi verrebbe anche da dire che con l'avvento di Andrea Pirlo, così parliamo anche di lui perché mi sembra giusto visto la dedica, ritorna una Juventus micidiale nelle punizioni, perché sì, dei 19 gol che ha fatto Pirlo, io personalmente ricordo, come mi citi il nome di Pirlo in maglia bianconera, la punizione in Europa League a Firenze al Franchi al 71esimo che mette KO la Fiorentina e consente alla Juve di passare ai quarti di finale stagione 2013-2014, e perché no anche quella al 21esimo del primo tempo contro l'Olympiacos, una partita che sancì il 3-2, una qualificazione molto stentata per un cammino poi nell'eliminazione diretta trionfale fino a Berlino. Non fa una piega, ma io ricordo con un gusto e con un piacere. Dai, dimmi che immagino. Sono convinto, già una capito. Punizione che ha tirato Pirlo contro il Siena. Sono alzati tutti e lui gliel'ha messa a raso terra all'angolino, perché tanto quelli della barriera si sono alzati tutti e lui raso terra gliel'ha messa all'angolino passando la palla sotto i loro piedi. È di una cattiveria indescrivibile, una furbizia eccetera. Probabilmente lui ha capito che c'era qualcuno che diceva mi raccomando ci alziamo o qualcosa del genere, lui ha capito in campo. Ma è di una perfidia, di una malizia incredibile. Sbaglio, col Marco, Siena. Fece la stessa identica cosa Platini in un Napoli-Juventus 1 pari del 1983-84. Tutti saltarono, c'era in porta Castellini e Michel la infilò proprio sotto la barriera. Arrivò proprio l'MLM, tra l'altro Castellini fedeva un'imbattibilità da lungo tempo al San Paolo. Può essere, una cosa di dire, io non sono così bravo. Mi permetti però, sì? Massimo, ho una canzone da cantare qua a Daniel, perché Sid me la sa. So you think you can tell heaven from hell, blue sky so vain. Vabbè, perché insomma qui parliamo di Syd Barrett, quindi evidentemente ci dobbiamo rifare a Wish You Were Here, insomma. Brilla pazzo diamante. Allora, Pirlo, non perché sono tifoso bianconero, ma quale squadra italiana? Guardate che belle immagini ci manda Kevin. E se vogliamo europea, può dire di aver avuto una tale quantità di artisti del pallone. Come disse il dottor Umberto, mi rende felice pensare che dalla Juve sia passato il meglio del calcio mondiale. Ruoli diversi, Michel Platini, Alex Del Piero, Roberto Baggio, Zinedine Zidane, CR7 e Andrea Pirlo.
Io ne aggiungerei uno, se mi permette, al posto di Baggio, anche se probabilmente qualcuno storcerà un po' il naso. Pavel Nedved. Pavel Nedved al posto di Baggio. Il resto sono d'accordo su tutto, benissimo. Allora c'è un punto, direi così, c'è un fil rouge che li accomuna, che li mette, li tiene insieme tutti quanti qui, ed è il fil rouge della punizione. Esattamente. Pavel Nedved, tutto sommato, in questo fondamentale non era eccellente, o perlomeno non è mai stato eccellente, forse perché c'era qualcuno meglio di lui in squadra, ma Sid però accetta l'accostamento, quindi accetto, eccolo, benissimo. Bravo, beh, non c'è mi da raccomando dubbio. Perché è una bella, è un bel pensare, voglio dire, diamo per Jimi Hendrix CR7 in questo momento, il resto è tutto da, come dire, da scoprire. Hai tutto il tempo. No, dicevo, scusate, vi ho interrotto, il filo della punizione. Beh, io metterei due grandi in assoluto, Michel Platini e Andrea Pirlo. Beh, comunque De Pirlo no, ha fatto no, attenzione, sì, sì, ho detto i due grandi in assoluto, poi arrivano gli altri. Per cui Pirlo e, secondo me, Michel Platini sono stati, ecco, Michel in un modo, Pirlo in un altro, la Juventus, in epoche un po' diverse. Anche perché poi, tra l'altro, anche gli accomuna il fatto anche di essere dei giocatori particolarmente abili nel leggere la situazione una frazione di secondo prima rispetto agli altri. Lo abbiamo descritto molto bene Marco prima, con i giocatori del Siena che saltano tutti. Io mi sono ricordata quella di Michel al San Paolo di Napoli contro il Napoli, ma non cambia la sostanza. Però questa capacità di leggere, cari Marco e Daniel, l'azione un po' prima, capire quello che può capitare un po' prima, questo non te lo insegna nessuno. O ce l'hai, no, non questo, ce l'hai. Questo te lo dà a padre te. O ce l'hai, non ce l'hai, per cui non esiste scuola per farti capire dove mettere la palla nel momento giusto. Puoi intuire, secondo le caratteristiche di chi è davanti. Ricordo le lodi di Roberto Baggio nei confronti di Pirlo, il riconoscimento di uno del calibro di Roberto Baggio che si lancia in una dichiarazione di questo genere val più di mille altre cose. Si tratta soprattutto di sapere leggere la situazione. Questo è il vero e proprio dono di Latura, nel senso che i movimenti che tu vedi in campo tante volte ti sembrano improvvisati, ti sembrano frutto della situazione contingente. In realtà in quel centrocampo con Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio, tutto era provato, riprovato, riprovato e strariprovato in allenamento. Per cui non si improvvisa, per esempio, diciamo, il primo vero gol allo Juventus Stadium, al di là del gol iniziale di Luca Toni nella partita amichevole dell'inaugurazione, ma il primo vero e proprio gol è stato il gol di Rick Steiner, sì, su un'imbeccata di Pirlo, guarda caso che gli ha messo una palla meravigliosamente invitante, l'altro ha attaccato lo spazio e l'ha messa dentro. Quello non è frutto di improvvisazione, è frutto di giorni e giorni e giorni e giorni di lavoro a provare questi schemi. Quindi la forza, secondo me, la grande qualità di Andrea Pirlo era l'intuizione, la lettura della situazione. In quel momento capiva come, in un attimo prima, ed è un grande dono di natura, come era l'evolversi della situazione, e quindi lui assecondava con un piede meraviglioso il tutto. Ecco che allora, a questo punto, quando melodia, armonia e tutto quanto collimano, viene fuori un capolavoro musicale e quindi anche un capolavoro di calcio. Luigi, grazie, perché io non l'ho citato, ma ci mancherebbe, ce ne sono tantissimi. Pat Metheny, uno dei più grandi chitarristi al mondo, è vero, però mi sono permesso di accostare CR7 a, lo sappiamo, al più grande chitarrista, secondo me, come genio e anche come tecnica, che è Jimi Hendrix, per tanti motivi. Non per le punizioni, però, perché voi avete parlato di punizioni, forse per la quantità, ma delle, non per la qualità delle punizioni. Per esempio, io sarò curioso di sapere, di vedere Sid, no? A chi accosta, ad esempio, Carlos Santana, ad esempio. Potrebbe essere. E siccome è una musica sudamericana, messicana, eccetera. Ma lì è abbastanza semplice. A me piacerebbe capire a chi accosta, un grande che suona senza plettro, vediamo se ci arrivate. Leader the Dire Straits.
facile. Il leader di Dire Straits, non so come si chiama, ma tu mi becchi senza io. Mark Knopfler. Ah, beh, sì, se, ah, ho capito. No, perché io ti posso parlare di Pepe Romero, di Carlos Segovia, ma posso parlare di questa gente qui. E da comunque mio, anche loro. Allora, già un po' di messaggi. Non arrabbiatevi, ma se si potesse accostare una canzone al mitico Pirlo, potrebbe essere Come te non c'è nessuno, Tocco delicato e felpato raro, è vero? Ci può stare, sì, ci può stare. Sì, sì, ci può stare. Tu sei l'unico al mondo, a proposito di Rita Pavone, no? Visto è vero, che è vero, citato, giustissimo. Un bel disco, vedremo, che Ambra Angiolini era la figlia segreta di Sono San Felici, con simpatia. Beh, no, dai, sareste anche parenti alla fine con Allegri, potreste diventarlo, con simpatia. Potrebbe essere augurale, perché probabilmente il portafoglio si ingrandirebbe, tutto sommato male non farebbe. Mio nonno, cuore granata, mi ha detto una frase qualche anno fa su Andrea Pirlo. Per Pirlo, così come fu per Gianni Rivera e Michel Platini, val più che mai il broccardo latino-greco cogito ergo sum, giocare al calcio col cervello e con i piedi. Non ricordo più, forse Ancelotti disse: Pirlo, leader silenzioso, parla con i piedi. Non so se Ancelotti, ma penso di sì. Però abbiamo scoperto che René Descartes, detto anche Cartesio, sì, capiva di calcio già dal 1600. Esatto, e già prevedeva quello che sarebbe capitato in futuro. Prevedeva così. Quindi ha inventato, oltre che... Lippi, lo disse Lippi, Pirlo è un leader silenzioso, parla con i piedi. Lippi, non Ancelotti, sbagliato. Oltre che agli assi, cioè quindi alle ordinate, alle ascisse, no, ha inventato anche qualche schema di calcio applicato da Allegri. Ci vediamo tra poco. Prego, dopo la pausa. Ok. Adesso venite con me nel salone dell'outlet, dove vi proporremo vetture aziendali a chilometro zero. Disponiamo di tutta la gamma Fiat, Hyundai e Jeep. In pronta consegna per voi, venite a scoprire le offerte del mese. Seguitemi, intanto ricordate che con noi il risparmio è di casa. Abarth 595 1400 T-Jet 140 cavalli a soli 16.490 euro. Fiat 500L City Cross 1600 diesel con telecamera posteriore e sensori di parcheggio a 19.900 euro. Fiat 500X Cross 1600 Multijet 120 cavalli a soli 24.900 euro. Una Fiat Panda 4x4 Cross 900 Twin Air 85 cavalli ad un prezzo imbattibile di 16.490 euro. Jeep Renegade Trailhawk 2000 diesel 170 cavalli 4WD a 33.600 euro. E sono tutte auto immatricolate a luglio e agosto 2019, quelle che vi presento adesso, iniziando da questa Mazda CX-3 2000B 121 cavalli executive con navigatore satellitare 2WD a 18.490 euro. Tornati. Allora, Andrea Pirlo oggi, ma questa è la scusa comunque per rivangare anche un po', cioè per andare indietro nel tempo, per parlare di Juventus e del grande fenomeno sociale, perché io insisto e continuo a dirlo, che le squadre di calcio rappresentano, insieme ai tifosi e insieme ai cambiamenti della società stessa. Una volta il calcio era più vicino, Cream, sì, no, vabbè, ce ne sono tanti di bravi chitarristi. Dovresti associare, no, Marco, associami un compositore, visto che tu ami più la musica classica, ad Andrea Pirlo. Hai tempo, nel senso che, da dire... No, immediatamente. Sì. Antonín Dvořák. Che io non conosco, ammetto la mia ignoranza. È l'autore della Sinfonia del Nuovo Mondo, molto conosciuta, dal concerto per violoncello e orchestra, è un compositore della, diciamo così, seconda metà dell'Ottocento, anche se è nato nel 1844, è morto nel 1904, praticamente grande compositore di musica mitteleuropea, boema, perché lui era di vicino Praga. Un uomo che ha sempre assolutamente privilegiato la melodia all'interno della sua musica, e non ha composto un sacco di musiche slave, di musiche comunque da ballo, eccetera, quindi molto divertenti sotto certi aspetti, non copiando nulla, ma
trasudando completamente la tradizione boema, la tradizione popolare. Quindi Pirlo, un uomo del popolo che diventa un grande artista, non copiando niente da nessuno, cioè prendendo e espandendo questa grande armonia. Secondo me la musica di Dvorak, che è dal punto di vista della orchestrazione, il non plus ultra, per me Dvorak è il più grande orchestratore della storia della musica, va bene, è molto molto accostabile alle fantasie, alle invenzioni, alla bellezza di vedere giocare Pirlo in campo. Oltretutto Pirlo ha anche una testimonianza, mi riallaccio a quello che alla testimonianza diretta che ha fatto Marco precedentemente, di averlo incontrato alla vigilia del suo primo anno, di quanto contasse comunque ai tempi la Juventus. Ricordiamoci che arrivava da un settimo posto. Pirlo dichiarò: io sono orgoglioso comunque di aver giocato in tutte le tre più grandi squadre del calcio italiano. Quindi per lui non fu un ripiego andare via da un Milan, che in quel momento lì era un Milan vincente in Italia e in Europa, perché il 2007, dove segna Inzaghi grazie a una sua punizione al Liverpool, non è poi a distanza siderale. Lui considerava l'arrivare, l'approdo alla Juve, l'approdo ad una grande squadra, e questo ci ricollega anche a quello che ha detto il dottore Umberto Agnelli. D'altra parte Pirlo va via dall'Inter, va al Milan, insomma, no? Era un Inter nel quale mandavano via Pirlo, Roberto Carlos, per tenere Guglielmi Pietro, mandavano via Roberto Carlos per far giocare Centofanti, e poi naturalmente la colpa era di Luciano Moggi. Scusate Pirlo era la polemica. Un fenomeno delle punizioni, ma per me i migliori degli ultimi 30 anni sono stati Platini e Mihajlovic, a cui facciamo gli auguri, insomma, no? Che possa essere in panchina qui con il Bologna. Sì, anche Mihajlovic segnava bene sulle punizioni, però sì. La punizione secondo me è un'arte, anche lì non te la insegna nessuno. Cioè, però Mihajlovic era più avvicinabile per esempio a Roberto Carlos, cioè erano, o per esempio adesso Cristiano Ronaldo. Potenza. Sono quei giocatori, sì, che battono le punizioni tirando delle mine mostruose, missili terra, e sperando che qualcuno della barriera abbia paura di prendere, farsi cambiare i connotati, insomma. O altro. Invece no, Mihajlovic non era quello che metteva il pallone, aggiustava il pallone dappertutto, insomma. Pirlo è uno che poi, tra l'altro, con la famosa maledetta, ha dimostrato che non era, a differenza per esempio di Platini o di Baggio stesso, soprattutto di Baggio, uno che andava a piazzare la palla. Quando aveva una punizione, Pirlo, il portiere non sapeva dove finiva la palla. Sapete cosa mi affascina? Guardare il rallenti delle punizioni. È una cosa che mi è sempre piaciuta, perché il pallone rotea in alcuni casi, il caso di Pirlo, Mihajlovic un po' meno, ma soprattutto di Michel Platini, secondo leggi non gravitazionali. Sì. Imprimere alla palla quel tipo di rotazione, quel tipo d'effetto è magico. Tra l'altro Massimo, c'è da sottolineare, scusami, lascio subito la parola, che Platini, non per essere dalla sua parte, calciava dei palloni che pesavano tonnellate rispetto a questi, e quello vuol dire tanto. È un po' più semplice dare effetto a questi palloni rispetto a quelli degli anni 80. L'amico Daniel è sicuramente troppo giovane per ricordare chi è stato in Italia il primo a far vedere come si tiravano le punizioni, perché fino ad allora le punizioni si tiravano alla Gigi Riva, cioè alla Mihajlovic, delle fiondate incredibili. C'era anche un ungherese, Panenka. Però attenzione, anche CR7 ha la mania di tirare delle porte. Sì, questo è chiaro. Esattamente. Il primo in Italia a insegnare come si tirano le punizioni di giustezza, come arte, eccetera, eccetera, al di là di Mariolino Corso, che le tirava a foglia, cioè a cadere, va bene, vicino nella traversa, è stato Zico. È vero, l'Udinese? Sì. Hai detto andato all'Udinese, la prima giornata di campionato, piazza una punizione al Genoa, una roba... Genoa-Udinese 0-5? Sì, esattamente. Una roba... E allora il portiere del Genoa, che forse era Braglia, se non vado errato... Non era Martina. Nell'83-84 era ancora Martina. Era ancora Martina. E l'anno successivo passa al Torino. Vabbè, allora, ok, va benissimo, accetto la cosa, sta di fatto che non si è neanche reso conto che la palla era andata dentro. Perché è rimasto così, cioè, cosa è successo? Dov'è? No. E da quel momento Zico ha incominciato a copiarlo, ha incominciato tanti a studiarlo, a capire un momentino come tirare, avanti di questo passo. Da quel momento si sono incominciate a vedere punizioni di questo genere.
Ma andiamo agli anni 80, siamo 81, 82, cioè più o meno si tratta di quasi 40 anni fa. Allora, ma stanno abbinando le canzoni, giusto? Ci mancherebbe, ci fa piacere anche questo. Pirlo, ovvero tecnica sopraffina e intelligenza calcistica superiore, lo paragonerei musicalmente al grande Frank Sinatra. Luca. Ci sta. Può starci tranquillamente. Paolo Conte ha scritto una canzone formidabile, il maestro, perfetta per Pirlo. Sergio da Pordenone. Che foto ha condiviso? Devo andarla ad aprire, adesso non riesco. Tra l'altro Massimo, una curiosità, molto più bravo Pirlo, vorrei sentire anche il parere di Marco, che è sempre una leggenda in queste cose, a calciare le punizioni che non a calciare i rigori. Sui rigori non era propriamente fenomenale, tanto è vero che il primo rigore che calcia la Juve è in Juventus-Roma 4-0, campionato 11-12, viene respinto dal portiere e poi Pirlo sulla ribattuta va a segnare, ma non era propriamente un rigorista straordinario. Da ricordare anche il suo errore nella finale maledetta per i rossoneri di Istanbul del 2005 contro il Liverpool, fu uno dei giocatori a sbagliare il rigore, farselo parare da Dudek. Sì, ma perché a lui piaceva tirare i rigori con gli ostacoli, i rigori e ostacoli, invece i rigori puliti, precisi non erano la sua, insomma. Guarda cosa ci mandano, non so se riusciamo ad ascoltare solo un pezzo di quest'audio, visto che hai citato, me lo ripeti il compositore di prima, Marco? Antonin Dvorak, che è scritto Dvorak. Eccolo qua, questo è Pirlo. Questo è il finale. Hai ragione. Questa è una meravigliosa esecuzione che potrei apprezzare con Herbert von Karajan alla direzione dell'Orchestra Filarmonica di Vienna. Questo è il finale della Sinfonia del Nuovo Mondo, Sinfonia Guarda, numero 9. Hai citato i grandi direttori d'orchestra, forse il paragone è più appropriato con i grandi direttori d'orchestra, per Pirlo. Grandi musicisti, ma grandi direttori d'orchestra. O grandi primi violini, no? Perché il direttore d'orchestra in linea teorica dovrebbe essere chi sta in panchina, non lo so, tu che sei più esperto di musica classica. No, direi grande direttore d'orchestra generalmente 8 su 10, 8 su 10 sono pianisti, qualcuno è violinista, raramente, guarda caso, sono soprattutto portati al repertorio antico, quindi barocco, eccetera, sono violoncellisti o come si chiama la spinetta, la clavicembalisti, ecco. Però generalmente i direttori d'orchestra sono pianisti, proprio perché il pianoforte ti dà la possibilità di avere un po' tutta la gamma, anche come si dice, non solo di note, ma proprio di espressione, no? È lo strumento che è più espressivo, se vogliamo, sotto ci aspetta. Tommy paragona Pirlo al grande Louis Armstrong. Gianni dice Zico e Platini migliori in assoluto nelle punizioni. Sì, Zico lo ricordo, io guardavo, aspettavo, avrà segnato su punizione, ma una volta c'era l'Udinese con Zico, ma vi rendete conto? Ma nell'83-84 era un campionato pazzesco, esatto. Prima giornata, l'ha ricordato Marco, Genoa-Juventus 0-5, Juventus-Ascoli 7-0, con Tacconi che parla anche un rigore a De Vecchi. 7-0, io ero allo stadio, beato te. Tranquillo e sereno. Segnò anche Bogne che messo in semi rovesciata, un gol bellissimo. A un certo punto mi sono stufato, me ne sono andato, basta, cioè non c'era più. Era uno, dunque aspetta, mi ricordo, forse era la seconda giornata, non la prima, perché mi ricordo, no la prima, 7-0 in casa, hai ragione. La seconda Pisa-Juventus 0-0. No, sai perché te lo dico? Perché nel dopo partita, come si chiama, Carletto Mazzone, che allora era allenatore dell'Ascoli, sì. Molto scuro, non diede, saltò praticamente tutte le interviste, perché allora non c'era la conferenza stampa, poi se ne andò, eccetera. E solo a Costa disse: questa è una partita fondamentale per noi. L'altro lo guardò, sì, perché su questa partita io costruisco tutta l'annata. E da quel momento lì lui rinfacciando sempre i suoi propri giocatori, la figuraccia fatta a Torino, costruì un'annata fra le più belle dell'Ascoli di Rozzi,
Probabilmente alla fine del campionato posso essere smentito, ma mi pare che l'Ascoli raggiunse addirittura la qualificazione alla Coppa UEFA. Tra l'altro in gara di ritorno Mazzone stimolò i suoi giocatori, ricordatevi dei 7 schiaffi che ce le hanno suonate, ci rese vita dura 0-0. Punto però, insomma. Con Claudio Gentile che dichiarò: un punto contro questo Ascoli non è da buttare via, mi ricordo perfettamente. Ci vediamo tra io in video tutta questa memoria storica. Ci vediamo tra poco. Qua, cioè, mica pizza e figa. Mica pettiniamo le Clio, enjoy the moment. Tua da 199 euro al mese, anticipo zero. Nuovo design, nuova tecnologia, 100% nuova. Vieni a provarla. Buongiorno a tutti, ci troviamo a Pianezza in via Susa 52. Siamo tornati dalle vacanze, siamo un po' tristi. Ebbene, tornerà il sorriso perché qui abbiamo più di 400 autovetture a chilometro zero, vetture nuove, solo targate, pensate, con sconti fino al 51%, ma la grande novità qual è? Ritirate l'autovettura oggi, quindi venite qua, provate l'autovettura, scegliete il colore e cominciate a pagare la vostra autovettura a gennaio del 2020, già con 5 anni di furto, incendio, atti vandalici, cristalli, addirittura 5 anni di casco, 5 anni di manutenzione, già tutta inclusa. Quindi vi aspettano 400 autovetture a chilometro zero con sconti fino al 51%, ritirate oggi e cominciate a pagare a gennaio del 2020. Sidecar di via Rivarolo 33 a Mappano è un mondo di veicoli commerciali. Le trovate di tutti quanti i modelli, di tutte quante le forme, ma la cosa molto più importante è che siamo specialisti nell'allestimento di questi veicoli. Vi serve un ribaltabile trilaterale? Bene, noi lo possiamo costruire e farvelo su misura. Vi serve un mezzo con la gru, una piattaforma aerea, un boxato, un centinettelo con pedana, caricatrice? Bene, da Sidecar in via Rivarolo 33 a Mappano lo potete trovare. Troverete me e i miei colleghi pronti ad accogliervi e darvi il consiglio migliore per l'acquisto del vostro veicolo commerciale. Vi ricordo che gli incentivi statali, le detrazioni fiscali e il superammortamento scadono il 31 dicembre. Quindi venite numerosi, affrettatevi, in via Rivarolo 33 a Mappano. Vi aspetto numerosi da Sidecar. Grazie a tutti. Che occasione all'Auto Francia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Auto Francia. Su oltre 400 autovetture in pronta consegna, supervalutazione del vostro usato fino a 2.000 euro anche se vale zero. Auto Francia, Corso Francia 341 a Torino. Scopri di più su autofrancia.it. Auto Francia. Da 50 anni accanto a voi. Eccoci tornati. Allora, Andrea Pirlo, grazie, siete dei divulgatori, non semplici giornalisti, insieme a voi innescato uno splendido doppio di tennis, musica e calcio, infatti. Grazie ancora, risentirci, ricordati sì dell'abbinamento. Ieri, nella trasmissione di Milano, si confrontava l'attuale momento del Milan col post-Juve 2006. Il sostenitore del Milan, Martinelli, un pochino agitato, ha accusato la Juventus di averli scippati dello scudetto 2011-2012. Il nostro primo delle racconte. Tempo prima l'altro milanista Suma disse che lo stesso scudetto la Juve lo vinse grazie al suicidio del Milan. È destino che ogni nostra vittoria debba avere sempre qualche ombra, mai accettata come tale. Voi che trafficate con la memoria, più loro che non io, quest'anno è stato regolare, è successo qualcosa a nostro favore. Io ricordo solo delle esternazioni continue di Berlusconi contro Allegri, colpevole di vincere solo con 1-2 barra reti, e chiedeva di giocare con 3 punte e fu esonerato col Milan, secondo in classifica. I vostri ricordi, che dicono, Daniel? Quelle del 2011-2012, beh, a parte l'episodio del gol di Muntari, ricordiamoci, non per essere di parte, anzi sono di parte, che venne annullato un gol regolarissimo anche a Matri, ok, dell'uno pari, poteva essere l'uno pari, io francamente non ricordo. Ricordo invece che fu l'anno in cui la Juve vinse lo scudetto da imbattuta. E direi ma io, scippi contro scippi, direi. Basterebbe questo per poter... Mi fai aggiungere una cosa? Noi per 2 volte di fila ci siamo trovati
dopo la, dovendo ancora recuperare il posticipo con 7 punti da rimontare in quella Bravo. Di quell'anno. Abbiamo vinto con 4 punti di vantaggio, quindi abbiamo recuperato 11 punti a quel Milan. Poi se qualcuno ha qualcosa da dire, faccia pure. Poi col 2006 non regge il paragone. Cioè... Due, nella partita famosa, appena iniziato il secondo tempo, il signor Mexes ha tirato un pugno degno di Cassius Clay a Matri, mi pare. A Boriello, credo. A Boriello, lontano dal pallone. Era rosso diretto, il Milan avrebbe giocato tutto il secondo tempo 10 contro 11. Daniel ha anche ricordato giustamente che un gol regolare fu annullato a Matri. Particolare, fu annullato dallo stesso guardaline che non vide il gol di Muntari. Quindi non è tanto il problema della Juventus quanto il problema di quello che non lo so se quella sera sarà fatto un pintone o qualcosa del genere e poi era andato a sbandierare come gli sbandieratori di Siena, ma se la prendono con quel signore lì, ma cosa c'entra la Juve? Quindi voglio dire, è questo il discorso da farsi. Secondo me però fra i due sicuramente, ho letto il primo e ho la stima di quel signore pare a meno zero, va bene, ha ragione Suma. Nel senso che quell'anno il Milan in un certo modo si è un po' suicidato, perché quando sei più forte di chi vince e perdi, un po' è colpa tua. 1976 a Torino il Toro vince l'ultimo scudetto, merito del Toro al 100%, che poi nessuno venga a dire che io poi ho detto chissà che cosa, ma la Juventus aveva con 2 punti a partita, 5 punti di vantaggio e ha buttato via la stagione. Idem al di là della pioggia, quello col Perugia. Quanti punti di vantaggio abbiamo buttato via? Avevamo 9 punti, l'abbiamo buttata via. Poi ha vinto la Lazio, meritatamente, perché merita chi arriva primo. Quindi su questo bisogna dire, quindi secondo me Suma non ha torto nel dire che quell'anno lì il Milan si è un po' suicidato. Però questo non toglie niente il merito della Juventus, che ha vinto, perché guarda caso era lì, è come quando nel 2003, cioè ma l'Inter, e poi ti sei suicidato a Roma e guarda la Juve, era proprio seconda, era lì a 2 passi e ha vinto. Cioè attenzione, perché se no vale sempre che sono meritati gli scudetti non vinti dalla Juventus, e sono rubati quelli vinti dalla Juve. Questo lo possiamo raccontare al bar, prendendoci un caffè, tra amici. Però quando facciamo del calcio e parliamo del calcio con magari in maniera leggera, simpatica, eccetera, però con un minimo di logica e di attenzione alle cose che si dicono, non si possono dire queste castronerie totali. Vinto anche con una giornata di anticipo, anche questo è un segnale, certo. A Trieste 0-2 sul... Tra l'altro. Paragonerei, dice Fabio Pillo, alla composizione di Piovani, Smile, colonna sonora del film La vita è bella. Fabio, signor Marco, anche gli organisti sono degli eccellenti direttori d'orchestra. Radulescu, Kopman, Marshall, l'organo da solo è un'orchestra. Un cordiale saluto a tutti. D'accordo, però ok, però guarda caso sono combinazioni, soprattutto Kopman è quello che dicevo io, non essendo pianisti, sono più portati proprio perché organisti alla musica barocca, alla musica antica e così questo genere. Quelle che sono, prima si vedeva von Karajan a dirigere musica dell'Ottocento, quindi abbastanza vicino a noi, sono soprattutto pianisti e violinisti, qualche violoncellista. Vabbè, grazie per gli accostamenti che state facendo. Comunque ha ragione, cioè non ha torto, anzi. Adesso riusciamo a trattare Pirlo anche, o meglio, i grandi campioni anche in modo un po' trasversale, perché al fine è stato detto tutto e più di tutto. Guardate la foto che ci manda Luigi, vabbè. Roberto Bettega, l'avvocato Gianni Agnelli, Zinedine Zidane. Chissà, rivederlo magari. Il grande avvocato avrebbe detto solo che per chi mi trova sarà sentenza il detto, saprai dove cercarmi, avesse dovuto parlare di Pirlo. Io cerco sempre di immaginare le grandi parole di questo presidente veramente unico. L'altra volta, prego, parlando degli ultimi 30 anni in Italia, delle persone significative, io non ho avuto più significative del nostro paese, non ho avuto dubbi, mi si chiedeva questo, ho detto immediatamente Gianni Agnelli. Direi che dopo di lui... Non dico il diluvio. Il gol di Pirlo all'ultimo secondo contro il Torino. Si vede un Pogba
Si vede lo stacco di pillo di testa. Ma secondo voi, l'avvocato Gianni Agnelli, che avrebbe detto della Juve di oggi, Marco? Di questa Juventus ormai transazionale. Lo era già prima, attenzione. Perché non confondiamo una cosa. Qualcuno dice la popolarità, non è così, La Juventus già nell'82, anche prima, era famosissima in tutto il mondo, perché un mondiale vinto nell'82 con i calciatori della Juve non è privo di effetti. Oggi pensiamo, la Juventus è sempre stata molto conosciuta. Un discorso è ampliare il marketing della Juventus altrove, non la fama. Grazie all'avvocato internazionale, la famosa. Guardi, mi consento un attimo, che alla fine della settimana, con tutte le questioni legate all'azienda, eccetera, eccetera, questa squadra mi fa un momentino rilassare e nello stesso tempo mi dà la soddisfazione di continuare a pensare a lei quando vedo una J scritta a New York, piuttosto che a Pechino, piuttosto che a Brisbane. Ti è sufficiente? No, era fin troppo, ci mancherebbe. No, io cito il... è stato anche da me per qualche tempo Franco Costa, buonanima ormai, che scrisse un libro sull'avvocato e ricevette una mattina una telefonata alle 5:30 con questa frase e basta, e poi clic, il telefono venne tirato giù. Costa, ho letto il suo libro. Tum. Senza dire nient'altro. Unico. Che direbbe l'avvocato, secondo te? Gli potrebbe piacergli oppure questa troppa esibizione? Tenendo presente la Juve cerca sempre di mantenere un profilo basso. Sarebbe facilissimo risponderti di sì senza spiegare il perché. Io credo che l'avvocato, tra le sue grandissime qualità, ce n'è una in particolare che vorrei citare in questo momento, quella di saper sempre interpretare il tempo che passava e adattarsi alle nuove realtà. E quindi, se magari a qualcuno, per dire, può pensare, il primo pensiero che potrebbe risuonare è questo Sarri con la polo blu, ecco, che sicuramente dal punto di vista estetico potrebbe far storcere il naso agli amanti dello stile Juventus, io credo che l'avvocato avrebbe interpretato al meglio il momento, la situazione e il calcio che cambiava. Il calcio che cambiava è il calcio che la Juve vuole cambiare a livello europeo. Mi è venuta un'altra idea. Sì. Guardi come sono esagerati i miei nipoti. Infatti, noi al nostro tempo qualche volta lasciavamo vincere anche qualcun altro. Ecco, questa è già più, la vedo. È vero? Si esagera un po' troppo, francamente. Un po' troppo, esagerati. per far capire, esagerati, io ieri ho titolato Juve cannibale, forse un termine un po' forte per definire questa Juventus. Più tardi, in versione integrale, la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Chi ha detto che rientra Douglas Costa? Ha detto non so come sia trapelata questa notizia. La vedremo dalle 17 alle 19. Grande calciatore, lo vediamo come opinionista. Andrea Pirlo, uno dei grandi. È regista, lo possiamo definire regista, Andrea Pirlo? Sì, lo si può definire. Certamente, forse l'ultimo dei moicani in questo senso. Esattamente. Perdonami, questa è troppo bella. Prima si è visto qualcuno che ha fatto vedere il gol di Andrea Pirlo nel derby. Luigi ci ha mandato la foto, sì. Perfetto. Allora, segna quel gol. L'orologio, a vedere, 3 secondi al 93esimo. È vero. L'anno dopo, stesso derby, noi vinciamo con rete di Cuadrado. Cuadrado. 5-4-3, la palla entra a 3 secondi dal 93esimo. Corsi e ricorsi storici. Noi vinciamo 2 derby in casa a 3 secondi dalla fine dello stesso numero di minuti. Sperando che queste magie ogni tanto possano farci sorridere anche in Europa. Io stavo sprendo. Sì, soprattutto 3 secondi dalla fine della finale della Coppa dei Campioni non sarebbe male. Non riesco a far vedere in zona Cesarini il grande, perché non sto trovando immagini, non importa, il grande orologio quasi digitale, più che altro per le lucine dello Stadio Comunale di Torino, ve lo ricordate? Che meraviglia! Era
il tabellone dietro, peccato. Non era il momento in cui sentivi parlare lo speaker e parlare di Bulova Acutron, l'orologio del vostro futuro. Beh, meraviglioso. Se la tua squadra ha vinto, festeggia a corna, no? Festeggia con Stock. Ha vinto, auguri di miglior fortuna. E nel frattempo, ti puoi corroborare con Arance Birichin. Noi siamo, voi capirete, siamo cresciuti al comunale. Devo 8 secondi, Marco. Grazie a Marco Sanfelici, grazie a Dario. Grazie Pidani, a voi. Grazie a voi, come sempre, ci vediamo dalle 17 alle 19. Gira, 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 scegli Rotowash. Grazie ad una completa gamma di lavapavimenti garantiamo una soluzione alle esigenze di tutti i settori, dalla ristorazione all'officina meccanica, dal settore sanitario all'ambiente sportivo e commerciale. Chi sceglie Rotowash sceglie di affidarsi ad un prodotto efficace e duraturo, ideale per risolvere la necessità di lavaggio, pulizia e igiene dei pavimenti, sia nella quotidianità dell'ambiente domestico che commerciale. Chiedi una prova pratica gratuita a domicilio. Contattaci, Rotowash ti aspetta. Buongiorno a tutti dalla concessionaria Renault Rabino, siamo qui per presentarvi l'anteprima di questo fine 2019. Parliamo della nuova versione della Renault Clio, la quinta versione di Renault Clio, Clio 5. Parliamo della vettura straniera più venduta in Italia negli ultimi 3 anni. Sono qua di fianco alla versione Lancio, l'Edition One. Venite a scoprire per tutto il fine 2019, da qui a dicembre, l'offerta su questa vettura, l'offerta di lancio su questa vettura. Vi aspettiamo, ci trovate a Pinerolo in Corso Torino 240 e ad Avigliana in Corso Torino 18 per farvi vedere, farvi provare e farvi scoprire il prezzo e la convenienza.